Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Alessandro Ceschi, giocatore dello Sprint Team. Purtroppo soltanto un pareggio in questa sfida decisiva contro la Chiavazzese, un pareggio che però tiene ancora accese le speranze salvezza. Ma sì, fortunatamente le altre due davanti hanno perso, quindi comunque abbiamo ancora possibilità all'ultima partita. Speriamo ci vada un po' meglio, diciamo così. Ecco, oggi uno Sprint Team che ha dimostrato di poter portare a casa questi tre punti, però forse qualche errore difensivo quando mancavano 2 minuti alla fine, il 3-2, potevate forse amministrare meglio questo vantaggio? Ma lo Sprint Team secondo me ha una classifica bugiardissima, in questo momento forse rischiamo anche un po' in difesa, anche perché siamo lì, dobbiamo lottare, quindi ci sta a concedere forse qualcosa in più. Però credo che sia un campionato bugiardo, noi non ci meritiamo questa posizione, adesso cerchiamo di salvarci, poi vedremo i play-out come andrà. Ecco, quindi secondo te è un miracolo possibile? Beh, è forse una disgrazia che appunto che siamo qua, non un miracolo salvarci, forse potevamo puntare un po' più in alto per l'organico che abbiamo, comunque sì, possibile. Aldo La Marca, allenatore della Chiavazzese, un buon punto su un campo difficile come quello dello Sprint Team, un punto che permette alla Chiavazzese di rimanere ancora lì tra le primissime posizioni della classifica e di sperare magari anche in un terzo posto. Sì, questo è quello che noi comunque puntavamo, perché sapendo di essere a un solo punto dal Ciri e volevamo comunque, siamo venuti qua a fare la partita per vincerla comunque. Ci siamo trovati, sapevamo che lo Sprinting è un'ottima squadra, nonostante la posizione in classifica che secondo me li penalizza oltre misura, perché loro secondo me sono un organico molto buono, però volevamo portare a casa i 3 punti, non ci siamo riusciti, uno va comunque bene perché non conosco ancora i risultati degli altri campi, ma penso che ci possa ancora permettere di sperare. Lunedì abbiamo il Grugliasco, vediamo un attimino, siamo lì in competizione per questi 2 posti vicinissimi uno con l'altro, che ci permetterebbe tra l'altro di giocare più partite in casa piuttosto che fuori, ne penso nei playoff. Ecco, comunque playoff sicuri per la Chiavazzese, Chiavazzese che punta al salto di categoria? Sì, già l'anno scorso ci speravamo, abbiamo perso l'ultima partita male e quindi abbiamo meritato di non salire. Però è comunque da 3 anni che ci stiamo lavorando e 2 anni che c'entriamo i playoff, questo è il secondo, quindi sì, la nostra intenzione è salire, perché comunque è un progetto che è iniziato 3 anni fa, di conseguenza i presupposti ci sono, poi ovviamente il pallone è rotondo, quindi vada come vada, però ci proviamo, sicuramente. Grazie.